dentro la nave ci sono delle avvenzioni. Allora lei senti, segnala di abbandono nave, che è il comandante a dare l'abbandono dell'ultima, va bene, segnale. Si avvicina, ci sarà l'equipaggio che raduna. Chiamiamo una signora per far vedere. Signora, si vuole avvicinare un attimo. Signora, si vuole avvicinare. E ci vuole spiegare la ciambella come si indossa in casa di... Venga, venga, venga. E allora, in caso di abbandono, va bene, in caso di abbandono, l'equipaggio ha detto raduna tutti i passeggeri in questa posizione e li prepara alla vestizione. Lì dentro, veda. Sì, le taglie come sono le taglie? Le taglie vanno, sono taglie uniche? No, taglie grandi e taglie per bambine, veda. Ma ecco, questi qua sono. E allora questo funziona, abbiamo uno scivolo, veda, quello scivolo viene sparato, quello è uno scivolo di 18 metri che viene sparato a due corsie, dove con una piattaforma i passeggeri imbarcano sulla piattaforma e poi ci sarà il battello che viene allontanato dalla nave, perché se la nave affonda tutto quello che c'è nel raggio della nave viene risucchiato e allora noi portiamo via, va bene? Si svuota. Vogliamo fare una prova? Già mandiamo. No, qual è prova? Quello, vedi, ci sono l'equipaggio. Facciamo una prova per vedere se tutto funziona bene. Indossiamo il giubbino. Vedi, ci sarà l'equipaggio che prende i salvagenti, li veste e li prepara all'abbandono della nave. Veramente è stato... Quindi è nel nostro interesse, questo è, grazie, serve anche a voi, perché in un momento, signora, non si può dire mai, perché quello che succede in un minuto non succede in 100 anni. Quindi la gente è abbastanza preparata, perché l'equipaggio italiano, prima di imbarcare su una nave, non dico che deve avere la laurea, ma deve avere tantissime cose, in differenza di una nave, straniera che imbarca con passaporto. Quindi, che imbarca con passaporto. Ok. La ringraziamo, buon proseguimento di lavoro. Il nostro dovere. Lei il signor? Io sono il nostro uomo della nave. Ah, il nostro uomo, il signor come si chiama? Longo. Longo. Longo, la ringrazio. È stato un piacere. Grazie, piacere nostro. Grazie.